In questa nuova puntata di Oteos parleremo di triathlon, sport che nasce nel 1977 da una scommessa tra un gruppo di amici su una spiaggia di Honolulu, alle Hawaii. Il gruppo discuteva su quale fosse la gara più dura del mondo tra Waikiki Rough Water Swim, 3,8 km a nuoto, 112 Mile Bike Race Around Oahu, Honolulu Marathon, 42,195 km. Il comandante della Marina, John Collins, suggerì di combinare le tre prove in un'unica gara. Si dice che tutti risero, ma quel giorno di fatto nacque il triathlon e la gara che ha fatto la leggenda di questo sport, l'Ironman delle Hawaii. Alla prima edizione del 1978 parteciparono in 14. Uno dei concorrenti comprò la sua bici il giorno prima della gara, un altro si fermò per una pausa da McDonald's, un altro ancora, rimasto senza acqua, la sostituì con la birra. Il primo vincitore fu tale Gordon Haller, uno specialista in comunicazioni della Marina. Un anno dopo, nel 1979, ci fu la prima Iron Woman. Arrivò sesta, non male. Le tappe di evoluzione del triathlon italiano sono state molto serrate. Nel 1984 sbarca in Italia con la sua prima gara. Nell'88 diventa associazione. Nell'89 si trasforma in federazione, per poi arrivare nel 2000 al riconoscimento ufficiale quale Federazione Nazionale Sportiva. Sempre nel 2000 la nazionale italiana partecipa ai suoi primi giochi olimpici, mentre le prime medaglie arrivano nel 2016 nei giochi paraolimpici di Rio. Parlando di Olimpiadi però, il pensiero non può che andare a Tokyo 2020, anzi 2021.